e questa sera, dimmi quando, incontriamo una ragazza che credo non mi capiterà spessissimo di incontrare di nuovo, perché è Star is Born, ma la star sta crescendo e fra un po' fingerà di non essere mai venuta in questo programma tirandosela e montandosi la testa. Ciao Miriam Leone. Ciao Diego, benvenuta. Ciao a tutti. Benvenuta. Invece non è vero, perché tu sai che io ci tenevo tanto a venire qui. È vero, te. È per vero, ora. Sai, per ora. Adesso vediamo quando dopo. Poi diventerai la più famosa d'Italia, del mondo, e pluripremiata, dirai Diego chi? No, vedremo dopo, alla fine della puntata. Sì. Se vorrò tornare. Va bene. Allora, grazie veramente di essere qui. Sei in giro come una matta, non ti stai fermando mai. Da quando hai vinto Miss Italia, devo dire che sei una di quelle ragazze che il lavoro l'ha preso in mano con tutte e due le mani, anzi. E non ha mai smesso. No. Hai fatto televisione, sì. Hai fatto fiction, hai fatto cinema. Ultimamente mi sembra che ti sei molto buttata nel cinema. Sì, perché poi a un certo punto cresci, non ti dico che capisci chi sei, perché quello secondo me è un viaggio senza fine. Però, però capisci quello che ti appartiene di più, quello a cui vuoi dedicarti di più. Allora, siccome la recitazione è un mestiere che si impara poi facendo, perché più lo fai, più ti dà soddisfazione, sì. Più cresci, e c'è stato un bivio che è stato 1992, che mi ha portato proprio a scegliere di buttarmi veramente seriamente nella recitazione, e da quello sono arrivate le cose bellissime. Una serie che non vedo l'ora di vedere, peraltro, però è interessante perché il percorso di Miss Italia è un percorso di una ragazza che parte, come dire, con una grande visibilità e quindi tutti un po'... con una piccola valigia, una valigia dalla provincia di Catania. Aci Reale. Aci. Sono stato quest'estate. Che bello. Sì. Ma comunque parte e tutti la vedono e vedi l'evoluzione proprio della carriera, quindi una persona che ha delle possibilità e capisce anche cosa vuole. Sì, vedi crescere, anche il pubblico vede crescere, insomma è una grande opportunità Miss Italia, quello per me lo è stata. Ti è venuto abbastanza bene tutto quello che hai fatto, c'è qualcosa che però per farla, come dire, ti ha fatto sentire totalmente snaturata? Beh, a volte, cioè, quando non avevo possibilità di scegliere, per esempio, quello che indossavo, lì soffrivo. Eh sì. A volte ho sofferto in quelle circostanze, perché quando ti succede anche di dover portare degli abiti e quindi di non poter scegliere, non poter far venire fuori troppo la tua personalità. Però secondo me non bisogna avere fretta, bisogna fare la gavetta anche in quello. No, ma sei bravissima, dici sempre delle cose giuste. E per come sta andando la tua carriera, ho ipotizzato tre cose che potranno succederti, okay. Io ti auguro che accadano tutte e tre, ma te le dico e poi mi dici quale vorresti che succedesse per prima, quantomeno. Va bene. Farai la madrina al Festival di Venezia, parteciperai a una mega produzione americana, vincerai il David di Donatello. No, non ce la faccio scegliere per prima, perché se poi invece... Non una che esclude l'altra, dai, la prima. La prima che vorresti? Che vorrei, non lo so, mi sentirei presuntuosa a dire tutte e tre le vorrei. Anche lei le cose. Io preferisco che tu dica la verità. Eccola. Perché poi le cose uno le desidera. Sì, peraltro, certo che le desideri. E peraltro hai grandi possibilità di ottenerle. Non spero tutte e tre per te, lavorando. Ma anche perché sei bella. Anzi, a detta di molti, sei la più bella Miss Italia degli ultimi X anni. Non me ne vogliono le altre, ma è quello che spesso si dice in giro. No, grazie. Sei brava, sei simpatica. Non è che te ne puoi andare subito. Sapevo che sarebbe scattata la competizione. Sì, mi viene un nervoso. Lo sapevo. Vincerai anche un Davide Donatello. Che nervi! Io ti guarderò da qua anziana, dirò, lei l'ho incontrata quando era giovane. Stavamo col plaid sul divanetto, ti ricordi? Io dal primo giorno che l'ho vista e che ha vinto il concorso, ho detto, quella ragazza farà votato. Strada. Sì, ti ho votato, ho speso anche dei soldi per te. Ben investiti. Hai capito? Infatti. Bravo. Va bene, non hai difetti quindi? Sì, tantissimo. Però non... Anche il naso storto. Mamma, questa è una roba veramente da nervoso. Perché ho preso una palonata da rugby quando andavo a scuola, che in classe i miei compagni giocavano a rugby, a proposito. Ah, vedi? Senti, ti è mai capitato che ti dicessero, guarda, tu non vai bene, sì, per qualche cosa? Sì, sì, beh, tanti provini fatti che poi non sono andati in porto. Voi sapete qual è la cosa più bella dei provini? Che in realtà non ti fanno mai sapere. Cioè, tu sai quando... Non è più neanche te le faremo sapere. No. Grazie, arrivederci. Tu, arrivederci. Sai quando vieni presa, però quando vieni presa non lo sai, quindi... Ma tante volte mi è stato detto di no. Ah, bene. Quindi non hai sempre passato gli esami? No, no.
anche all'università sono stata rimandata. Hai fatto anche l'università? Sì, tu? Però non ho finito l'università, mi mancavano due. Cosa studiavi? Studiavo lettere. Studiavo lettere moderne. All'università, sì. Cose utili studiavo, no, per no, passione, cioè, studiavo per passione. Brava, no, perché ultimamente in questo paese ci vogliono dire che bisogna studiare solo per lavorare. No, uno studia. Uno studia perché poi si fa un bagaglio con le cose che servono, perché tu devi metterti nel bagaglio sia la maglia di lana che il costume e poi la meta, insomma, si vedrà. Mamma, se ti sente qualcuno usa subito questa frase come claim. Sai che qua funzionano gli slogan. Ma non parliamo a caso di studio e di che cosa serve nella vita, se lo studio, se il lavoro, insomma, perché nel tuo ultimo lavoro, anzi, nel film che esce oggi, stasera. Oggi, questa sera, tra l'altro buon onomastico. Grazie, che carina. Oggi San Diego, sì. Esce un film nel quale tu interpreti proprio un insegnante. Professoressa. Quindi parliamo di scuola. Sei una professoressa un po' rigidina. Molto. Molto rigida, la scuola più bella del mondo. Un po' rigidina, forse anche un po' frigidina nel molto, anche. Anaffettiva. Completamente inadeguata. Si chiama Rivolta. Professoressa Margherita Rivolta. Professoressa, oggi interroga, la professoressa Rivolta interroga. Esatto, mamma. Esatto. Questo film è molto divertente. Molto divertente, che speriamo vi diverta, che è la scuola più bella del mondo, dove Luca Miniero mi ha dato questa laurea d'onore, perché mi ha fatto diventare finalmente professoressa, e il preside della scuola dove insegno, che è una scuola da San Quirico d'Orcia, Cristian De Sica, e gli altri protagonisti sono Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Lello Arena, e un gruppo di 30 ragazzini che non sono attori, quindi non professionisti, ma dei mostri, bravissimi, che hanno portato anche freschezza al film. Poi è un film molto nuovo, sì. Perché c'è l'animazione, anche, vedrete. Guardiamoci il trailer intanto. Sì, la scuola sì, più certo. Bella del mondo. Ah, che bello. C'era una cosa. Allora, è una commedia, evidentemente. Ci sono tutti gli elementi, però, della un po' anche della satira contemporanea, nel senso che ci sono queste due scuole, non so se sono tutte due pubbliche, forse no, comunque una comunque un po' una più ricca. Ricca, un po' sì. Più pettinata, sì. Dove insegni tu, cioè tu, il tuo personaggio, sì. Che assomiglia un po' al nostro ministro Boschi. Ecco, vedi, questo è il primo che mi dice questa cosa, però forse per anche per i colori delle giacche. Sì, sì, no, ma anche proprio quei modi lì. Per quei modi lì un po' così. E un'altra scuola invece proprio molto più popolare, che tentano, insomma, per un errore si trovano a fare uno scambio. Esatto, e tra l'altro chiaramente i ragazzi di Acerra non la prendono benissimo, perché quando noi nella nostra scuola li accogliamo come africani, tu capisci che dare dell'africano a un meridionale non è che proprio sempre la prende certo. Benissimo, no? C'è sempre. E quindi inizia lo scontro. Da questo scontro, da questo equivoco, però. I due mondi sono chiaramente destinati a mescolarsi, a incontrarsi, ad arricchirsi, perché anche il mio personaggio nel corso del film avrà un'evoluzione che la cambierà, così come anche il personaggio di Chris. Adesso ci arriviamo, infatti. Mi sembrava carino dire come proprio c'è la visione di due realtà, quindi di ragazzini che vanno a scuola per imparare, ma quindi si sono portati dietro due tipi di visioni diverse del mondo, già da piccoli, ma anche due tipi di visioni diverse che offrono i professori stessi, che certo. Sono molto diversi. Quelli più motivati chiaramente da una parte, i professori più demotivati perché non hanno mezzi, perché nella scuola ci sono troppe carenze, e nella scuola pubblica è così, cioè sembra paradossale, sembra surreale, sembra assurdo vedere che loro hanno l'aula professori in realtà nella toilette, ma non è così assurdo perché... Anzi, in certe scuole magari ci fosse esatto. l'aula professori, però da questo appunto parte la scoperta forse verso la vera realtà delle cose, che è a metà tra le due, sì, è sempre la terza via poi. Per esempio tu, cioè non tu, il tuo personaggio, Caterina Margherita Rivolta. Io avevo una professoressa Caterina Rivolta. Ah, capito? Ma pensa che coincidenza. Chi saluto. Salutiamo. Margherita incontra una nuova occasione della vita. Incontra questo Jerry, Gerard Greco, interpretato da Rocco Papaleo, che è questo professore molto demotivato, che addirittura per non sentire gli schiamazzi dei suoi ragazzi sta con le cuffiette in classe, che voleva fare l'illustratore. Da qui le animazioni che sono i pensieri, okay. I flash di Rocco, sì, sì. E quindi che compaiono sotto forma di animazione, e lui le insegna a capire le battute. Perché il mio personaggio all'inizio del film non capisce le battute. Vedi che tale e quale non... ministro? Scusa, no. Comunque, ti innamori quindi, cioè il tuo personaggio si innamora di un ometto che tutto sommato non è che proprio abbia le carte in regola per essere quello che potrebbe farti battere il cuore. Però la fa ridere. La fa ridere, le insegna a ridere. Lei che è tutta, che si prende sul serio, sì. Tutta un po' rigidina. Certo.
finalmente si lascia un po' andare. Tu capisci che però me la servi, cara Miriam, mi servi la battuta, la domanda anzi, per cui sai che uno dei grandi cliché delle ragazze e delle donne molto belle è che non fanno niente per essere così belle, che loro sono fortunate, e l'altra cosa è che loro vogliono uomini che devono farle ridere. E che guardano le mani. Negli uomini. Ti guardano sempre le mani degli uomini, brava! Però no, io guardo le mani, gli occhi e le mani. Gli occhi, le mani. Certo. Quindi, tu sei una che nella vita, cioè, deve avere l'uomo bruttino che la fa ridere? Non mi sembra, no, cioè, no. Affascinante, ecco. L'uomo può permettersi di essere affascinante, perché deve prenderla di testa comunque la donna, non solo fisicamente. Almeno nel mio caso, poi non c'è una regola. Va bene, te la passo, ci voglio credere. Senti, nella vita, tra l'altro, non è che tu e il mondo della scuola foste così lontani, nel senso che in famiglia c'era un insegnante. Sì, mio padre adesso è in pensione, però ha insegnato in un liceo classico per tanti anni. Cosa insegnava? Italiano e latino, ma non in un liceo classico qualunque, nel liceo classico che poi ha frequentato sua figlia. Quindi avevo mio padre che insegnava nella mia stessa scuola, capite i traumi da dove derivano? Te l'ho bullizzata per questo. Ma all'inizio ci ho un po' tentato, poi dopo no. No. No, dopo no in realtà. Però sì, all'inizio si sta sempre lì a vedere se è quella raccomandata, bisogna dimostrare un po' di più, però poi ti rispettano. Ma che tipo di studentessa eri tu a scuola? Eri di quella che passa i compiti, cioè sei obbligata a studiare, perché col professore, con un professore piaceva, in famiglia. Mi piaceva proprio studiare, quindi studiavo, passavo le versioni di greco, anche latino no, non ero io la titolata, eravamo separati, e sì, passavo sempre i compiti, poi mi compravano il panino a ricreazione. Se vendeva per un panino, capito? Io non passavo niente. No? No. No, ma perché questa perché cosa no? brutta? Perché se vuoi avere il voto studi. Ero orrendo, lo so, era una roba, avevo passato orrendo, non ero Diego, ma ero solo Passoni. Ah, capito? È così. Ma allora tu hai fatto il liceo, poi ti sei anche quasi laureata in lettere, quindi sei stata la gioia di papà, dai. No, perché papà avrebbe voluto che io prendessi un'altra strada rispetto a quello che ha preso lui, perché lui è stato un insegnante dipendente statale e ha vissuto un po' l'impoverirsi e il progressivo, purtroppo, degrado della scuola quindi pubblica. Ti diceva non ti conviene, no, da padre. Esatto. Quindi esatto. Più contento che tu abbia fatto Miss Italia e poi quello che fai. Speriamo, sulla lunga distanza io spero di... insomma, che sia fiero di me, quello che poi speriamo tutti alla fine, che i nostri genitori lo siano, anche se lui avrebbe voluto altro per me. Ma tipo? Biotecnologie. Che noia, però. Tipo, lascialo alle ministre. Mamma mia! No, nel senso che... Ecco, senti qua... Che cos'è? Siamo in tempi di crisi, l'abbiamo detto, non c'è crisi solo nella scuola, ma in giro. Bisogna riscoprire le cose semplici. Questo programma ha adottato una gallina. E in questo modo la gallina vive in maniera non intensiva, ma felice libera in un prato. Sì, guardala. La vedo, è molto bella. Si chiama Chanel. Oh, mamma, che chic. Perché Coco non andava. No, Coco Chanel, okay. Capito? Cioè, sì. Non l'hai capito? Sì, comunque, sì, io ti regalo il frutto del suo sforzo. Grazie. Sai che è un grande simbolo di fertilità? È un simbolo. Ci vuoi dire, ci stai dicendo qualcosa? No, io sono qui solamente per dirvi che ciao. Che la gallina ha fatto l'uovo. Miriam Leone dichiara: la gallina ha fatto l'uovo. Prendetela come volete. Meglio l'uovo oggi, ragazzi. Meglio l'uovo oggi. Sei sicura? No. Quando arriva l'uovo, ci sono anche le domande, dimmi quando. Leone la interrogo. Dimmi quando hai invidiato una collega, non dirmi mai. Quando ha avuto un ruolo al posto mio, cioè diverse volte. Dici chi è? Crepa. Dimmi quando hai mandato un messaggio di fuoco. Ieri pomeriggio dal treno. Basta. Non so chi è, cioè basta. Se non me lo dici. Vabbè, lui lo sa. Lui lo sa. Salutiamo anche lui. Ciao. Sì, vuoi chiedergli scusa? No. Ah, no? No, era fuoco buono. Era fuoco hot. Allora ti saluto, ciao. Dimmi quando hai ricevuto un complimento pesante. Una volta a Catania, mentre stavo camminando per strada, in dialetto, mi è stata detta la cosa più volgare del mondo ed è ancora insuperata. È successo tipo 12 anni fa e lui è ancora top. Detiene questo record meraviglioso. Assoluto, sì. Dimmi quando hai parlato tu l'ultima volta in siciliano. A Sima Nascosta.
E ora adesso. Brava. Allora, io vi ricordo intanto che La scuola più bella del mondo da stasera è nelle sale di cinema italiani. Sì, venite al cinema perché si ride, si riflette, è un bellissimo film. Con Miriam Leone, Rocco Papaleo, Cristian De Sica, Lello Arena per la regia e di Luca Minero. L'ultima domanda la faccio nell'orecchio perché in televisione non si può proprio fare. Tu però puoi rispondere. Aiuto, io devo rispondere. Togliere il gobbo. Va bene, grazie. A te. Grazie, buona serata a tutti. Ci vediamo al cinema e noi presto, spero. Spero anch'io, grazie. Ciao. Ciao.